Si chiama Alberto ed è non un nome di persona come qualcuno potrebbe eventualmente pensare, né di persona italiana né di persona che proviene da chissà quale altra nazione dell'Europa, ma è semplicemente il nome di questa tempesta che purtroppo si sta letteralmente abbattendo nella parte meridionale, quindi nel sud, degli Stati Uniti d'America. United States of America. E pensate che avrebbe fatto già le prime vittime. Sarebbero due giornalisti fatti fuori da un albero caduto su un SUV all'interno del quale si trovavano in North Carolina e la WIF, agenzia californiana, ha, diciamo così, diffuso la notizia in questione. E pensate che i due lavoravano proprio per la WIF, tragico scherzo del destino. Si chiamavano Mike McCormick, Aaron Schmelzer. Erano appunto rispettivamente fotoreporter, avevano appena finito di intervistare il capo dei pompieri della città di Tyrone, quando purtroppo si è verificata la tragedia, una tragedia immane, una tragedia pazzesca, una tragedia che consuma l'animo umano e che porta l'animo a disperarsi sempre di più. Una storia tragica, una storia triste, una storia di cui non volevo parlare, ma mi vedo costretto a farlo anche per informare il mio pubblico che ovviamente vuole sapere quello che accade non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche al di là dei confini europei e quindi anche negli Stati Uniti d'America. Da narratore italiano alias Leandro è tutto, un caro saluto, Mike McCormick e Harold Schmelzer, riposati in pace, amen.